my baby don't care for shoes my baby don't care for clothes my baby just cares for me Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata Cuore come un tamburo nella notte, regia di Roberto Corradino. Al Teatro Piccini di Bari, Shylock. Iniziamo con Cuore come un tamburo nella notte, andato in scena al Teatro Traetta di Bitonto, regia Roberto Corradino. Da di amici sei giorni nostri, questo spettacolo è particolarmente dedicato a noi, dichiara il regista. Al nostro tempo, alla nostra vita, ai luoghi dove viviamo e respiriamo ogni giorno. Un lavoro su un classico della nostra letteratura, per raccontare attraverso voci diverse l'infanzia del nostro paese, la sua adolescenza di ieri e di oggi per cercare di descrivere la sua maturità zoppa, per capire perché oggi l'Italia è un paese per vecchi. Lo spettacolo fa parte della rassegna di donne e di altri danni. Ne parliamo con Elisabetta Tonon, assessora alla cultura del comune di Bitonto. C'era una co-contribuzione del, del comune, la Caripuglia ci ha finanziato la possibilità di fare una rassegna di contemporaneo, in particolare però ehm, centrata sulle donne. Eh, L'idea però è stata quella di, diciamo, di prendere le donne come eh, uno dei tra virgolette problemi, o comunque la posizione della donna, la figura della donna come uno dei problemi della eh, società odierna, contemporanea, ma di trattare anche altri, altri argomenti. La scelta artistica è stata quella di valorizzare. Soprattutto le realtà pugliesi emergenti, quindi Roberto Corradino eh, piuttosto che Quinta Dimensione e altre realtà come per esempio Arete Ensemble, ha eh, in teatro indipendentemente. La Punta di Diamante, però non è pugliese, devo dire la verità, ma è comunque un grande onore per noi ospitare il 3 aprile, quindi fra qualche giorno, eh, Marco Baliani, eh, che praticamente è stato diciamo, un maestro per tutti quelli che hanno voluto eh, studiare il teatro narrativo. In che direzione bisogna andare un po' per diffondere il teatro, anche magari il teatro contemporaneo? Eh, che cosa, come vi siete organizzati? L'amministrazione che cosa propone? Uh, in realtà l'amministrazione quest'anno uh, è partita un po', diciamo, non in maniera forse nella maniera più uh, corretta: nel senso che abbiamo avuto dei problemi proprio legati alla comunicazione. Il grosso nome in genere diciamo, riempie da solo, basta un manifesto per promuoverlo, ma uh, invece in nomi degli artisti emergenti che magari propongono anche un teatro di qualità e un teatro anche con un linguaggio eh, magari più, eh, più fruibile soprattutto per dei nuovi target che sono quelli magari giovani o giovanili, eh, sinceramente eh, va promosso in un'altra maniera, va promosso eh, più a tappeto, quindi quest'anno abbiamo cercato anche di mettere su un blog un sito proprio del, del teatro, e, però devo dire che la promozione al momento non ha ancora preso piede come avremmo voluto per esempio un'altra idea che, avuto, che abbiamo avuto per promuovere è stata quella di fare l'aspettando lo spettacolo, quindi ci sono degli incontri il 2-3 giorni prima presso le officine culturali la rassegna di donne di altri danni prosegue il 3 aprile al teatro Treta di Bitonto con Colas eh, di Remo Rostagno e Marco Baliani il 9 aprile sarà la volta di Michele Mirabella in Bitonto Ocara One Man Show il 10 aprile Arlecchino medico volante a cura del teatro degli Adriani, il 14 14 maggio la Notte dei Musei, maratona musicale presso la Galleria Nazionale della Puglia Girolamo e Rosaria Devanna. L'8 maggio per la rassegna di donne e di altri danni sarà la volta di Emi, Storia breve della purezza sopravvissuta con Maria Luisa Longo. Il 21 giugno, festa della musica presso la Galleria Nazionale della Puglia, Girolamo e Rosaria De Vanna. Prossimamente, dopo questa rassegna, eh, che cosa avete in mente di organizzare? Ci svela magari un'anticipazione? Dunque, eh, innanzitutto si deve concludere anche la rassegna eh, domenicale che facciamo per le famiglie che sta andando abbastanza bene, ma vorremmo anche questa che andasse meglio perché mi era stata molto richiesta dalle famiglie e quindi eh, diciamo ci sono ancora due o tre spettacoli molto belli per i bambini e insomma la domenica i genitori hanno bisogno anche di far svagare i bambini in maniera diversa dalla, dalla solita tv e, e poi abbiamo, stiamo concludendo anche a giugno una rassegna musicale che abbiamo pensato di fare all'interno della eh, nostra galleria nazionale l'unica galleria in Italia ad avere un pianoforte a coda all'interno e quindi abbiamo pensato di creare questa cornice di commissione di arti fra appunto la pittura diciamo così e l'arte la, musicale poi per l'estate e per comunque tutto l'anno abbiamo sicuramente deciso di organizzare tutti i, gli eventi nel contenitore della, dei 150 anni dell'Unità d'Italia in scena al teatro Piccini di Bari Shylock di Monio Vadia e Roberto Andò i due protagonisti sono affiancati da musicisti attori e attrici che entrano ed escono dal proprio personaggio in un gioco a metà teatro in una sorta di hangar, un regista incontra un misterioso uomo d'affari che l'ha ingaggiato per proporgli di mettere in scena Il mercante di Venezia. Dopo aver parlato con alcuni giornalisti, il regista inizia a dialogare con il mercante, e via via, che i due discorsi. Si dipana la storia dell'ebreo Shylock, un ricco usuraio che nella Venezia cinquecentesca fa affari prestando danaro. Antonio chiederà un prestito a Shylock, il quale gli raccorderà chiedendo in cambio una libra della carne di Antonio. Ne parliamo con Shel Shapiro. In verità ce ne sono due Shylock: c'è quello scritto da Shakespeare, che è quello che molti di noi conosciamo già, che è questa figura. Um, diciamo, il diverso, l'uomo indicato, l'usuraio del naso adunco, insomma, con la, questo stereotipato che ha fatto Shakespeare della, della figura ebraica attraverso i secoli. E poi c'è Shylock, l'essere umano. Shakespeare non aveva mai incontrato un, un ebreo. Quindi lui ha scritto Shylock, ma così per sentito dire um, riferendosi al, mi pare, al Giudeo di Malta, a delle altre opere, um, però non aveva mai incontrato un ebreo, quindi lui ha scritto questo personaggio, ma non è importante Shylock, è importante um, quello che rappresenta, perché rappresenta la, la capacità degli esseri umani a... A scegliere come vittima sempre più debole. In un gioco di parti meta teatrale si muovono il regista e l'impresario, vestendo ciascuno alternativamente ora i panni di Shylock, ora quelli di Antonio. Monio Valle e Roberto Andonno non mettono in scena Shakespeare, ma partono dal Mercante di Venezia per produrre una PS indipendente, senza geografia né tempo. La confusione linguistica corrisponde sul piano della drammaturgia alla ricreazione del monologo più famoso del Mercante di Venezia. Il verso è ripetuto. Tutto raddoppiato ed esasperato. Poi, ad un certo punto le parole si mescolano ad un discorso hitleriano e il telo bianco sul fondo si riempie di immagini. Il regista scende a patti, paga la vita in cambio dell'arte. All'impresario manca solo il cuore dell'artista per completare la sua collezione di organi. Il um, pubblico è molto attento. Uh, oggi. Mi pare che il pubblico torna a essere molto molto attento finalmente um, e speriamo che questa attenzione nei confronti sia del teatro ma nei confronti della, della nostra vita civile, La nostra società civile ci porterà a dei cambiamenti. Sempre d'accordo con le scelte registiche? Ma sai, non c'è un dittatore che dice no, tu devi fare così. Um, già Shylock. Come era stato scritto è diverso di come di com lo faccio io perché avevo suggerito due o tre cose a, a Moni e anche a Roberto Andò perché hanno fatto una specie di corregia su queste cose uh, che loro hanno accettato di, uh, di buon grado. E adesso weekend a teatro. Al teatro forma di Bari, Cinzia Leone. Al Teatro Kismet di Bari, La Natura delle Cose. A Bari, Massimo Ranieri in concerto. Al Teatro Verdi di Brindisi, Sergio Camariere e Fabrizio Bosso. E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni, info.chioccioledietrolequintetv.com e arrivederci alla prossima puntata. But I'm alright, I'm alright.